Le stagioni non sono mai state così dolci a Due Chiacchiere in Cucina, infatti oggi prepareremo con la nostra ospite un dolce chiamato Estate con dei frutti molto buoni e poi un dolce chiamato Inverno dove regna sovrano il cioccolato. E allora subito a prendere gli ingredienti. Buongiorno, mi dai 170 g di panna, uova e 120 g di burro? Buona giornata e un buon lavoro. Grazie Nicola, buona a voi, giornata. Ciao. Cristina, oggi mi servono 3 limoni, fragole fresche, lamponi freschi, arance e ciliegie, un tripudio di colore. Oh, tesoro mio, grazie mille. Alla prossima allora. Ciao. Ciao. Allora, Franco, 160 g di cioccolato bianco, 35% rigorosamente, poi cioccolato fondente a 72%. E buono. Perfetto. Allora, a me non serve altro oggi, perciò corro subito in cucina. Dai. Che mi stia per esplodere. Allora dai, vai. No, fermo, no, aspetta. Sta brava, perché dai, aspettare succede. Te, tornavi dal... Evviva! Cos'è? Sì, il gran premio? No. Sì, il gran premio del mercato. Mamma mia, Ilenia, ogni volta, veramente. Dai, ce la faremo prima ce o poi. Ce la faremo. Sì, perché secondo me c'è qualcuno che lo agita prima, no? Apposta, così. Secondo dai, me sì. Ultima puntata, qui chissà cosa succederà. Sì. Comunque, come ben vedete... Già. Dolci stagioni, ecco. Però dolci stagioni, staccato. Quindi? Dolci. Va bene, dai, ok. Andiamo a conoscere l'ospite di oggi. Sì, vedrai. Una dolcezza. È una mia amica, trattala bene. Mi raccomando. L'abbiamo vista su Rai 2 al più grande pasticcere ed è riconoscibilissima con la sua cresta fucsia. Buongiorno Nausica Viani. Buongiorno a tutti. La nostra mitica Nausica. Chi ti scorda con questi capelli, eh? Originali. Benvenuta a Due Chiacchiere in Cucina. Grazie. Allora, il più grande pasticcere, ci ha incantato tutti, già ci faceva ingrassare solo a vedere quello che preparavate. E, prima edizione. Sì. Sei arrivata quarta? Sì. È stata una bella esperienza? Bellissima esperienza. Non facile, perché da casa può sembrare sempre facile, però un'esperienza che mi rimarrà per tutta la vita. Era il 2014, sì. Quindi sono passati giusto un paio d'anni. Sembra ieri. E sembra ieri? Sì, lo ammetto. Tu sei giovanissima, hai 30 anni, lo possiamo dire, perché sei ancora un'età in cui si può dire. Quindi, sei giovanissima e hai iniziato presto. Dopo ci racconterai anche come. Certo. Però intanto mi dici come è cambiata la tua vita prima e dopo il più grande pasticcere. Beh, la visibilità comunque del programma è importante e la cosa più bella è la soddisfazione di sentire comunque i clienti e i loro commenti o comunque ringraziarti perché... gli hai regalato emozioni, quella è stata la cosa più bella. E magari l'essere riconosciuta, non so, ad una fiera o per strada è una soddisfazione incredibile. Ma tu sei Nausica! Sì, mi è capitato e io non ci credo ancora, sono sincera. Cioè, ti fa specie. Sì, sono molto emotiva e una cosa del genere mi fa brillare gli occhi. Beh, tu, i tuoi occhi brillano anche solo parlando di pasticceria, quindi di dolci, perciò... Bene. Perciò brilleranno per tutto l'arco di questa puntata, perché insomma creeremo insomma, dei tuoi dolci, tu hai portato le tue creazioni e quindi sì. Con la nostra Ilenia andremo a realizzarle. Perciò in questa puntata prendete veramente nota di tutto perché faremo dei dolci super della nostra Nausica.
Tu hai un locale che si chiama Minuit a Parigi, cioè mezzanotte a Parigi, c'è cioè una cosa romanticissima, veramente cuori da tutte le parti, qui veramente. E lì insomma proponi i tuoi, i dolci, i tuoi piatti. Un piccolo bistrò, un localino dove facciamo pesce, io mi occupo dei dolci. Eh beh, mi sembra giusto. Penso veramente sia la tua quella di occuparsi dei dolci. E allora ti invito a fare un cin cin. Sì. Quindi alla santé, come dicono in Francia, giusto? Sì, visto che siamo... abbiamo già capito che la puntata andrà verso Parigi. E niente, un minuto e ci ritroviamo insieme a Bazzacco e alla nostra Nausica Viani a cucinare. A dopo. Eccoci Nausica. Vi stavo giusto aspettando. Ciao. Ciao. Ben arrivata. Grazie. Era ora. Grazie per avermi fatto partecipare. Ma scherzi. È un piacere averti qui Nausica. Grazie. Poi soprattutto se ci fai dei dolcetti buoni buoni, ecco. Insomma, è ancora meglio. Sì, gli ho chiesto di fare una grigliata, ho detto no, porto no. I dolci. Io sono quella dei dolci. Sì, di sì, sì, sì. Cosa facciamo oggi? Diciamo cosa andiamo a fare. Sì. Perché, ma solo il titolo intanto e poi diamo anche gli ingredienti. Allora. Primo, un bicchierino estate. Stop. Prendete nota degli ingredienti e poi vedrete cosa andremo a fare. Per il dolce estate ci occorrono per la mousse al cioccolato bianco 160 g di cioccolato bianco al 35%, 3 g di gelatina con 15 g di acqua idratazione gelatina, 85 g di latte intero e 170 g di panna. Per la crema al limone, 100 g di succo di limone, la scorza di 2 limoni, 100 g di zucchero, 100 g di uova e 120 g di burro. Fragole e lamponi all'arancia, ci occorrono delle fragole fresche, lamponi freschi e della scorza di arancia. Ho ritenuto opportuno indossare la divisa. Sì, per aiutarvi, perché immagino abbiate bisogno di me. Sì, ci sono, ascoltami, da spostare queste ciotole perché sicuramente servirà a Nausica il fuoco. E andiamo e cominciamo subito e non perdiamo tempo. Cosa dici? Allora, cominciamo. Noi non l'abbiamo detto, ma tra gli ingredienti appunto c'è anche il pan di Spagna, che naturalmente è già pronto, Nausica ha già fatto. Se appunto... volete farlo anche voi e trovate la ricetta appunto nel nostro sito. Bene, cominciamo. Partiamo. Dimmi. Allora, si parte subito con la decorazione. Tagliamo un po' di fragole, qualche lampone e lo facciamo marinare con una scorza d'arancia e la portiamo in frigo. Solo scorza d'arancia. Sì. Posso occuparmi io intanto dell'arancia? Sì, certo. Inizia con la decorazione. Sì. Già questa è una cosa strana. Perché così sta un po' in frigo e deve marinare. Io intanto qua ho preparato qualche fragola tagliata così. Sì. Noi ci siamo un po' portati avanti mentre Ilenia leggeva le ricette, perché sennò qui poi ci bacchettano. Sì, perché anche i dolci hanno bisogno di tanto tempo, eh. O sì, no? Sì. Oddio, il tempo che serve, mi sembra giusto, no? Però sì, hanno una preparazione alcuni molto lunga. A volte si devono fare le creme il giorno prima. Vedi? Ascolta Nausica, come ti sei avvicinata alla cucina, alla pasticceria? C'è qualcuno, qualcosa? Seguivo mia nonna, cioè comunque mia nonna ha sempre fatto le torte in casa. Allora io guardavo lei fare queste torte, queste crostate, mi affascinava tantissimo e mi è rimasta questa passione dentro. Che bello! Posso? Perfetto. Ti basta per questa quantità? Ma un pochino di più. Un pochino di più. Sì. Bene. Quindi scorzettina d'arancia. Sì, e lamponi e fragole. Che già sarebbe buono da già il profumo. Esatto. Sì, da mangiare anche così. Diciamo che non abbiamo adesso un'arancia molto molto carnosa e quindi che non ci permette di avere una scorza perfetta. E ascolta, tua nonna come si chiama? È Luciana. Luciana, sì. Quindi è stata lei ad appassionarti. Sì, sì. Lei ha sempre fatto i dolci in casa, al suo quadernino che ogni tanto... Quindi vado sarà a guardare. Orgogliosa di sì, sì, di sì, te. Mi segue sempre. A volte c'è quasi una sfida tra di noi. Davvero? Lei vecchia tradizione, vecchie ricette. Però, vedi, tradizione sì. E sperimentazione. E innovazione, esatto. Perché tu sei conosciuta come la sperimentatrice, cioè questa è un po' la tua... Sono un po' strana come i miei capelli. Ma è giusto, è giusto, è giusto. Allora, qua... Mettiamo la pellicola e andiamo... Esatto, andiamo...
a mettere in frigo. Perché come tu insegni, giusto, bisogna sempre andare a isolare gli alimenti o con dei contenitori ermetici o con delle pellicole. Sempre a contatto. Sempre a contatto per non creare appunto la crosticina. Ma anche qui nella frutta? Sì, io lo faccio con tutto. Però, tutto quanto. Poi chiaramente, stando poche ore in frigo, non dà problemi, non diventa brutta la frutta. Ottimo. Ok, allora, un passaggio fatto. Poi, ragazze, che facciamo? Mousse al cioccolato bianco. Quindi? Una mousse leggera perché è fatta solo da panna e latte. Ok. Io ti chiedo, il cioccolato lo spezzettiamo, prima lo tagliamo un attimino a coltello o lo andiamo a sciogliere intero? Lo possiamo spezzettare un po' per far prima. Ok. E montiamo la panna in planetaria. Vai. Ok. Qua c'è la planetaria. A proposito di planetaria, allora io so che tu sei fidanzata. Sì. Giusto? Sì. Un po' di sano gossip, un po' di cronaca rosa che ci piace. Tu sei fidanzata, io ti chiedo. Sì. Ma quindi vi sposate? No. No. Secondo me adesso no. Adesso no. Vabbè, sì, perché abbiamo un attimo reso la cosa leggermente pubblica. Però, insomma, io penso che si possa magari iniziare da un brillantino, un diamantino. O no? Sì, beh, sempre ben accetto, eh. Oppure dicevi tu, perché il tuo uomo è un uomo fortunato, perché tu hai detto baratterei il brillante, insomma, il diamante, il solitario con... Una planetaria. Ma noi donne di cucina siamo così. Sì, ho un libro di pasticceria, una cosa del genere. Un libro, no, beh, alza un po' il tiro, dai. Sì, un libro da professionisti facciamo, almeno. Quindi, insomma, il tuo uomo è fortunato. Sì. Sembra perché di insomma dai, poi figurati, magari ha voglia di un dolcetto e gli cucini una cosa pazzesca, cioè sì, di solito assaggia, non sempre, però all'inizio chi è che assaggiava le tue creazioni? Ma quando ancora non eri ben avviata? Io sicuramente. No, tu? No, allora no, scusate, no, il suo vitino è questo. Sì, però li mangio i dolci. E perché? Perché tu non li graffi? E continuo a dire, diffidate da cuochi e pasticceri magri, perché fanno da mangiare malissimo. Oggi proveremo. Vabbè, io sono indispettita da questa cosa. Meglio tornare sana sulla invidia. Ricetta. Sana invidia. Guarda, non parliamone, guarda, perché veramente andiamo a toccare un erbo scoperto. Vado a scaldare anche il latte. Il latte scaldiamo, okay. Sì, al microonde. Ecco, io prima, quando hai elencato i vari ingredienti, mi sono un po' persa sulla gelatina. Che gelatina è? Perché è un po' particolare. È una gelatina in polvere. Ma si trova in giro? Ma è un po' più difficile, ma possiamo usare da casa quella in foglie, tranquillamente. Ecco, quindi eventualmente si può fare anche quella in foglie. Sì. Procedimento uguale. Basta sempre idratarla prima. Perché ha un grado di idratazione diverso in base a quello che andiamo a fare. Sì, perché poi ci sono... Cioè, questa comunque è più potente anche come gelatina, è un'idratazione leggermente diversa. Però a casa anche i fogli vengono messi un pochino in acqua, bagno. Vengono strizzati e poi ci possono... E poi si possono usare... Sì. Okay, come useremo quella. Perfetto. Tanto qua sta montando. Molto bene, molto bene. Ascolta, arriviamo a questo grande pasticcere. Come è iniziato tutto? Cioè, sei stata lì un po', ci speravi, sei andata come... Ma, devo dirti la verità, io sono... Aspetta, perché non mi ha ancora regalato la planetaria, non so come si apre. Perché se in caso dovesse regalare, farti la proposta di matrimonio con una planetaria in mano. Ok. Abbiamo 4 minuti. Ah, su 4 minuti facciamo tempo allora. Ad andare chissà dove. Cioccolato e latte. Allora, io ce l'ho adesso in microonde. Sì. Vediamo un po'. Una spatolina. Sì, vai. Qui, o nel cassetto o lì. Questa qua va benissimo, guarda. Okay. Cioccolato ancora un po' indietro e facciamo la panna non mai montata dura. Semi-montata. Esatto. Perché? Perché è già il suo massimo del volume di aria, quindi strapperebbe con il cioccolato caldo. Quante cose si imparano. Latte caldo lo mettiamo. È troppo caldo? No, va benissimo. Mettiamo dentro la gelatina idratata. Ok. E facciamo sciogliere. E poi aspettiamo il cioccolato e mettiamo il latte all'interno del cioccolato e demulsioniamo. Perfetto. Invece il lemon cardo crema al limone come facciamo? E mettiamo a scaldare il succo di limone con lo zucchero e lo versiamo sopra le uova. Ok, allora intanto io comincio a scaldare il succo di limone. Ok.
un po' di scorza di limone, sì, e lo zucchero. Perfetto. Lemon curd. Sì. Controlla il cioccolato in microonde, Anna. Oh. Può si sta, sì, sì, sì. Facciamo, lo facciamo sciogliere, altrimenti straccia anche quello. Sì, e poi si chiama cioccolato, ma cioccolato tanto non è. È burro di cacao. Cioccolato, sì, bianco. Perché non ha cacao all'interno. Esatto. Ecco, allora, dicevamo che tu, come ti sei avvicinata? Ma devo ammettere che sono entrata molto tranquilla. Aspetta che ti aiuto, scusa. Qua. Sono entrata, io partecipo. Sono entrata molto tranquilla in questo programma perché sì, non avevo l'idea della vittoria o te l'hai presa così, sì, proviamoci, sì, no, perché non sono mai stata molto competitiva, devo ammetterlo. Ma perché non ti piace la competizione o semplicemente perché non fa per te? Ma non fa per me, non lo so, anzi tendevo molto a tifare per gli altri. Ma sì, sì, sono fatta così, sto rovesciando anche il latte, ma... Perché ti stai emozionando. Sì, anche, ma una ciotolina un po' più grande. Guarda, te li ho messi, quelle le ho spostate. Allora, ne abbiamo ecco di tutti i tipi. C'è un atto di sabotaggio. Ma no, è perché, insomma... Vai, dagliela. Così riusciamo. Quindi, allora, ripetiamo che cosa abbiamo messo qui. Stiamo emulsionando il cioccolato sciolto, sì, con okay, il latte caldo. Ecco, adesso cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo emulsionato il cioccolato con il latte e lo versiamo, sì, ancora caldo, mi raccomando, all'interno della panna montata. Ok, quindi e non si smonta? No, perché mettendolo a una temperatura inferiore la panna potrebbe crearci dei problemi. Pensa un po'. Quindi delle volte si creano dei falsi miti. Sì, deve essere sempre almeno sopra i 35 gradi. Tu lavori di termometro alla grande? Sì, ma dopo un po' inizi anche a comunque a intuire le temperature. E la mousse è così. Che bello. E deve essere morbida, va bene. Deve essere anche buona. E va benissimo anche liquida, non vi spaventate a casa. Bicchierini? Grazie. Ascoltami. I bicchierini. Io invece ho aggiunto il succo di limone e zucchero. Alle uova. Alle uova. Adesso rimetto nel pentolino, sì, e mi trasferisco ancora in cottura, giusto? Sì, esatto, perché la portiamo a bollore. Okay. Quindi quella la portiamo a bollore del tanto nostro lemon curd. Qua io verso la mousse. Qua si versa la mousse, ragazzi. E la mettiamo in freezer almeno a tirare un pochino. Ok, in freezer sotto, quanto? Sotto. Aspetta che ti vuoi riempire anche l'altra? E facciamo due, così la mangiamo due, sì. No, giusto per capire. Si può fare, direi. Allora, altro bicchierino. Altro bicchierino, aspetta che mi sposto, sennò... La prevedo già. Ne abbiamo anche altre 20 se vuoi. Sì, abbiamo un po' di bicchierini per puro caso. Come delle ciotole. Ok. Ascolta, qua il nostro lemon curd deve bollire, a prendere il bollore e quindi si fa lemon curd. Quella invece è in freezer, perciò noi ci prendiamo giusto quei 2 minuti per andare a scoprire una delle eccellenze del territorio e poi torniamo qui. Intanto noi andiamo un po' avanti. Oggi l'eccellenza la dedichiamo a tutte le donne, perché sì, anche le donne sono delle eccellenze, se proprio vogliamo essere sinceri. Infatti abbiamo anche un tavolo speciale, un elettrodomestico che naturalmente fa parte della nostra vita, come tanti altri elettrodomestici di cui ci serviamo a casa per cucinare, per lavare, per asciugare, insomma ormai non possiamo farne a meno. Con noi abbiamo Donatella Venanzetti. Buongiorno Donatella, grazie per essere qui. Perché? Perché vogliamo portare una testimonianza. Oggi l'eccellenza la dedichiamo a questo. Una testimonianza di donna, di mamma, di donna divorziata. Sì, esatto. E di un cambio di vita che c'è stato. Sì. Ci racconti un po' la tua storia. Importantissimo, perché io ho conosciuto l'House to House, che è l'azienda, diciamo, che produce Argento Professional, la nostra asciugastiratrice, l'anno scorso, quindi a febbraio del 2015. E in un anno... ho ottenuto dei risultati importanti, quindi anzi in pochi mesi sono diventata un general manager aziendale. General manager. Un general manager con uno stravolgimento di vita
prima di tutto col prodotto, perché utilizzandola io stesso ho recuperato molto tempo. Mi arrabbio molto meno con i miei figli perché i panni sono subito lavati, stirati, asciugati dentro dell'armadio, e poi professionalmente perché mi ha dato modo veramente di ottenere in poco tempo un cambiamento sia a livello di carriera ma anche economico molto importante, perché noi diciamo, facciamo conoscere il nostro prodotto attraverso la vendita diretta, che secondo me è un sistema molto all'avanguardia per quel che riguarda proprio un cambio di vita anche come incaricato economico. Ti aspettavi di diventare una general manager? No, cioè nel senso sì, lo desideravo, era tra i miei obiettivi, ma quello che mi ha sorpreso è stato il riuscire a raggiungere un obiettivo così ambizioso in poco tempo. Ecco, tu hai avuto altre esperienze lavorative naturalmente prima di arrivare dove sei. Quello che voglio chiederti, come tu, la tua esperienza di donna, hai incontrato delle resistenze magari al di là di dove sei ora, che naturalmente è un'isola felice, cioè come donna hai incontrato delle resistenze magari proprio perché appunto eri mamma, eri donna? Allora, un po' diciamo da parte delle persone a volte non è compreso bene questo tipo di lavoro, perché pensano che non sia un lavoro tra virgolette serio, perché non è il posto fisso, perché non c'è quella sicurezza che poi insomma oggi è traballante un po' per un po' tutti, ecco, che non c'è quella sicurezza del posto fisso, per cui a volte le persone hanno un po' un'idea travisata di quello che può essere invece un'attività che dà grandi sbocchi, una crescita, ripeto, anche di carriera importante e una sicurezza, perché se tu lavori in modo professionale, sistemico, andando a costruire comunque anche una rete di vendita che lavori nello stesso modo, quindi che si duplichi con serietà, ecco che il risultato c'è. Ma anche perché la famiglia, insomma i tuoi figli, finalmente hai potuto anche conciliare un po' lavoro e vita familiare, che sono un po' le pietre miliari insomma di tutte noi. Che... Assolutamente sì, soprattutto, ripeto, per una donna che, come dici tu, ha le esigenze di magari stare dietro ai figli, quindi un'occupazione a 8 ore al giorno, magari in un ufficio, poi arrivi a casa la sera, hai poco tempo da dedicare alla famiglia. Questo è un lavoro che sì, è lavoro, ma puoi organizzarlo come vuoi, quindi ti lascia anche delle giornate libere. E questo è importante. Grazie Donatella, grazie mille per questa tua testimonianza, sei davvero un'eccellenza tu con la tua storia. Grazie, come anche Anna. Tutte coloro che ci seguono, tutte quante con la loro storia. E allora noi invece andiamo a cucinare, torniamo in cucina. E allora ragazze, ci siamo con... con tutte le preparazioni. Vestirino. Secondo te è pronto? Sì, secondo me hanno riposato abbastanza. Vi ricordiamo che li abbiamo messi in freezer, giusto per darci un po' una botta di freddo, perché devono appunto leggermente solidificare. Accogliere tra le braccia poi questa crema. Questa è la crema che ha fatto Ilenia e questa l'ho portata io perché ho avuto il riposo della notte. Ecco, allora, poi per farla ritornare cremosa l'hai emulsionata. Esatto, l'ho emulsionata con un mixer. Con un mixer, allora, quindi ho preso aria. Bicchierini di prima, qua mettiamo uno piccolo strato del nostro pan di Spagna, io l'ho profumato al limone. Mamma mia. Ecco brava. Qua, uno. E due. Cioè, quindi dai anche un sostegno. Sì, la masticabilità è importante nella pasticceria, vari strati. E qua mettiamo la nostra crema al limone. Vuoi un altro cucchiaio per aiutarti? Ma sì, grazie. Magari un po' più piccolino. Bella serie, date le due bicchierini e guardate cosa si inventa sta ragazza. Ecco qua. Incredibile. Stendiamo. Vedi anche sapere dove fermarsi con le quantità. Ecco, io sarei arrivata al bordo. Ecco qua. E poi è bello vedere magari sì, i colori così. E le nostre fragole che avevamo fatto per ultima, le fragole che sono in frigo, che stanno un po' macerando, stanno prendendo quel sapore di arancio, di scorza d'arancio con i lamponi, tra l'altro il profumo è buonissimo, ma si sente anche da qui. E completiamo anche con un tocco di colore rosso che non guasta. Non si sa mai, ci va sempre bene. Cioè, bellissimi questi. Mamma mia. Troppo buono. Tu pure assaggi. Sì, certo.
Sempre. La mamma mia, lo sai. Io adoro. Adoro gli assaggi. Guarda. Mettiamo, parte facciamo che, un tocco finale? Sì, ma qua ormai, cioè, non serve ormai, perché non tutto serve, sì, perché già c'è già la frutta, però. Perché adesso viene mangiato immediatamente per quel pezzettino. Anzi, guarda cosa facciamo. Cosa? Amendo. No, vabbè, perché ci manca il verde. Per quello. Poi è molto fresco, si chiama estate, quindi. Quindi questo, ragazzi, potete tranquillamente annoverarlo tra le ricette estive, perché sì, è un bijou. È da fare. Perciò adesso c'è l'abbinamento con il vino. Vino. Perciò, visto che te ne serve solo uno. No, aspetta. Noi andiamo. Vai, tanto qua. Andiamo, Nausicaa, vieni con me. Ok. Buongiorno, bentornato. Ciao Ilenia. È un po' che manchi, eh? Eh sì, effettivamente sono stato un po' latitante. Ecco. Che preparazione abbiamo? Qui abbiamo un dessert al cucchiaio, quindi una mousse al cioccolato, lemon curd, quindi crema al limone e frutti rossi. Però il cioccolato è... Diciamo che in quantità supera il resto delle preparazioni. Allora, io ho voluto giocare un po' su questo abbinamento con il cioccolato e sono andato in un vino passito, siamo nell'area del Veronese, questo è un Recioto di Soave, quindi uve appassite, guarda che colore splendido, quindi un bellissimo ambra, topazio, di una consistenza incredibile. Solo al cioè sprigiona il profilo affattivo è proprio agrumato, uva sultanina, ci ripetiamo qualche volta. Sì, quella la riconosco, quella ecco, è veramente una cosa piano, che... Piano piano ci siamo, vedi? Delicatissimo al palato con questa nota vellutata, dolce e un finale minerale ma sempre con questa bella... dolcezza e nel finale anche una nota maricante che duretta va a creare proprio una personalità di questo prodotto. Buono. Al cucchiaio allora oggi. Al cucchiaio, quindi servono due cucchiai. Bene. Un attimo di pubblicità perché noi abbiamo da fare dobbiamo cercare due cucchiai. Ci scusa. Un brindisi. A noi. Sì. Buongiorno e ben ritrovati ormai nel nostro angolo dedicato all'educazione alimentare, con noi il nostro giornalista scientifico Daniele Banfi. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. Preso in prestito dalla Fondazione Veronesi, vero? Oggi parliamo però di ferro e una mia curiosità è questa: è vero che i vegetariani possono avere dei livelli bassi di ferro oppure no? La risposta è no. Ecco, no. Perché? Perché? Allora, partiamo da dire che cos'è il ferro, perché io poi, tra l'altro, giusto, quando ero all'asilo, mi ricordo che mi diceva mangia gli spinaci perché contengono il ferro. Sì, no, e non mi capacitavo di come si potesse essere ferro dentro, insomma, non era duro, quindi... Il ferro è importante, è contenuto negli alimenti, nell'uomo ci sono all'incirca su per giù 5 grammi di ferro in tutto il corpo, quindi insomma se si pensa che è una molecola piccolina per arrivare che a fare ne abbiamo un bel po', 5 grammi ce ne vuole. Serve essenzialmente per due ragioni, il primo perché consente all'emoglobina, che è una proteina che sta nei globuli rossi, di legare l'ossigeno, senza l'ossigeno noi non viviamo, non respiriamo. Il ferro è fondamentale proprio perché aiuta appunto a legare l'ossigeno alle emoglobine e poi a distaccarlo quando poi deve appunto andare. E la seconda ragione è che noi siamo costituiti appunto l'80% di acqua, però siamo fatti fondamentalmente da proteine, tanti amminoacidi. Noi stiamo insieme e abbiamo queste proteine, ma siamo insieme perché c'è il ferro. Se non ci fosse il ferro, le proteine non starebbero insieme e quindi è fondamentale anche per questo. Siamo un equilibrio perfetto se ci pensiamo, veramente. Quindi ha proprio una funzione strutturale il ferro e deve essere assolutamente appunto assunto con la dieta. Spesso in passato si parlava appunto di carenza di ferro nei vegetariani perché non mangiano la carne,
perché si è sempre pensato che il ferro fosse in assoluto presente solo nella carne, in particolare nella carne di cavallo. Di cavallo, esatto. Appunto, i medici una volta consigliavano di mangiare tante bistecche di cavallo perché faceva ferro, si diceva, no? Sì, anche le puerpere, no? Esatto, anche perché appunto ci sono alcuni momenti della vita in cui ci sono delle carenze di ferro che sono fisiologiche, ed è importante appunto assumere questo ferro se è in carenza con l'alimentazione. Poi ovvio ci sono anche gli integratori, ma qui si sta parlando di quando si hanno delle patologie importanti. Quando invece c'è un lieve calo si può tranquillamente assumere con la dieta per riportarlo a livelli normali. Non è presente solo nella carne, in particolare è presente nel fegato oltre che nelle bistecche di cavallo, ma è presente anche in tantissimi altri alimenti di origine vegetale. Quindi facciamo esempio, un elenchino. Nel cavolo. Sì, e sì, pensavo mi dicessi legumi. Anche nei legumi assolutamente, quindi è una diceria questa del fatto che il ferro non c'è se non nella carne, ma il ferro è presente in tantissimi alimenti, basta appunto assumerne la quantità giusta. I vegetariani non hanno carenza di ferro. Ecco, abbiamo quindi sfatato un mito e messo i puntini su lei una volta per tutte. Esatto. Grazie mille Daniele. Grazie a voi. E noi ci rivediamo in cucina. Siamo pronte per un'altra stagione, direi. Esatto. E sarà quella? Dell'inverno. Inverno. E allora scrivetevi questi 500.000 ingredienti per una favola. Per il dessert inverno ci occorrono, per la namelaka il cioccolato fondente al 72%, ci occorrono 100 g di latte intero, 5 g di glucosio, 200 g di panna, 130 g di cioccolato al 72%, 2,5 g di gelatina con 10 g di acqua per l'idratazione. Per il crumble al cacao e fave tonche ci occorrono 50 g di zucchero di canna, 50 g di farina di mandorle, 50 g di burro e 20 g di cacao amaro, 30 g di farina 00 e una fava tonka. Per il ragù di ciliegie, 250 g di ciliegie, 350 g di vino rosso, 100 g di zucchero, cannella, anice stellato, scorza d'arancia e foglie di menta. Per la glassa lucida al cioccolato, 90 g di panna, 240 g di gelatina neutra e 110 g di cioccolato fondente al 72%. C'è qualche ingrediente, insomma. Penso tutti che tutti reperibili più o meno, insomma, dai. Fava tonka sotto casa, Leo. Dai, su, partiamo. Muoviamoci, sennò poi siamo sempre presi a male quei tempi. Allora, namelaka. Cos'è? Spieghiamo che cos'è. È una crema al cioccolato fondente, base panna e latte, molto semplice da fare e soprattutto il nome namelaka significa proprio cremoso, perché ha una consistenza in bocca veramente eccezionale di crema. Questo è glucosio. Dai, glucosio. Iniziamo subito, ragazzi. 5 grammi di glucosio che mettiamo all'interno. Anche tu vai in. Sì, sì. Io posso cominciare a fare e scaldiamo il latte. Sì, no? Certo. Mettiamo in microonde sempre il tuo latte. Mettiamo in microonde il latte. Il cioccolato facciamo senza, perché lo scaldiamo grazie, certo, al latte. Ok. Tengo il cucchiaino così dopo sciolgo. Mamma mia, ragazze. Questo lo vado a tritare. Tanto prepariamo la, sì, la glassa. Altrettanto facciamo senza scaldarlo, perché lo metteremo sempre all'interno della caraffa. Ah, ok. Beh, comunque va tritato un po'. Sì, 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 sì. No, quello sì. Però non c'è bisogno di scaldarlo. Certo. E qua c'è la gelatina neutra. E noi questi ingredienti possiamo trovarli ovunque, possiamo utilizzare anche una gelatina, per esempio, alla frutta. Sì, poi la gelatina neutra adesso si trova anche nei supermercati. Molto è bene. Molto reperibile. È come il glucosio, sta entrando nel nostro. Sì, è vero. Perché un po' ci stiamo dilettando tutti, sì, a diventare grandi pasticceri, insomma. A tutti piace cucinare, tutti cucinano, quasi tutti, insomma. E il crumble invece, che noi naturalmente per ovvie ragioni di tempo ce l'abbiamo già pronto. Che è questo. Tu l'hai fatto appunto. Brava. Con questo, sì, prodotto meraviglioso che è la fava tonka. Sì, abbiamo messo insieme tutti gli ingredienti più la metà fava tonka per aromatizzare. Ti serviva ancora? Sì, volevo un altro due po'. Perfetto, grazie, due secondi. Ascolta Nausica, intanto finché stiamo andando avanti con la preparazione, sì, io ti chiedo un po', abbiamo diciamo indagato il prima e il durante, quella la trasmissione che ti ha appunto reso celebre, adesso vorrei capire un po' il dopo, che cosa è successo, come è cambiata un po' la tua vita e quali sono stati i progetti che più ti hanno appassionato, che hai fatto, grazie. Tanto controllo anche, controlla, controlla. Sì.
che hai fatto grazie anche alla tua notorietà, insomma. Ma vari, non so, cooking show con grandi pasticceri, anche l'amicizia stessa dei grandi pasticceri è stata... Hai notato rispetto, sì, nei tuoi confronti? Sì, cosa che mi ha fatto star molto bene, perché comunque era una cosa abbastanza strana da grandi maestri. Però sono magari eventi, piccoli eventi anche, che comunque ti aiutano sempre nella crescita professionale. Sì, ma di chi erano i tuoi giudici? Luigi Biasetto, Leonardo Di Carlo e Roberto Rinaldini. Poi c'era Iginio Massari all'esterno. Iginio Massacri? Non la sapevo. Noi di sì, l'hai, sì, conosciuto per caso? No, io avevo avuto appunto come giudice Biasetto. Quindi non era stata una puntata, però a MasterChef lo chiamano, sì, Iginio Massacri. Tutti hanno paura di lui. Ascolta, io dopo aver fuso, cioè tagliato il cioccolato, cosa vado a scaldare la panna? Sì, esatto. Ok. Qua intanto si è sciolto il glucosio, il latte caldo, ho messo la gelatina idratata all'interno che si sta sciogliendo e buttiamo tutto sopra il cioccolato. Sopra il cioccolato? Quindi un po' si va anche si a sciogliere, sì, il, sì, il cioccolato. Si fonde grazie proprio al calore del latte. Vedi? Quindi deve essere il latte bello bollente, insomma, ricordiamo. Sì, è come la mousse, solo che le quantità diverse di latte, panna e il procedimento leggermente diverso ti portano a una cremosità molto molto accentuata del prodotto. Avete capito, mo? Tu lavori sempre di tanto termometro? Quasi sempre. Non lo so. Guarda, devo dire forse di sì, perché se mi ascolta qualcuno... Ma Biasetto ti perdona. Beh, ma se sei diventata, diciamo così, portata anche a capire subito la temperatura di... Sì, ma più o meno lavorando tutti i giorni un po' sì, è normale. Intanto aggiungiamo la panna fredda. Assolutamente fredda. Non montata, fredda. Hai capito? Oddio, attenzione. Scusa. Farò un danno sicuramente. Ma no, ma... Anche questa va fatta riposare. Sì. Qual è il tuo ingrediente preferito? Con chi ti piace lavorare? Che ti piace lavorare? Ma a me piace da matti la frutta. I frutti rossi, come abbiamo visto prima, i frutti esotici tantissimo, io li adoro. E da lì giocare con le creme, perché vado sono con la panna? Che... Sì, la panna calda e sciogliamo il cioccolato. Questo la mettiamo in una boule. Sì. Mi serviva una spatolina. Spatolina. Vediamo se ne abbiamo. Sì, anche un cucchiaio va bene, se no. Che questa crema va fatta riposare una notte in frigorifero. Dobbiamo aspettare una notte? Sì. Per mangiare. Io non so se ci arriva domani. No, vabbè. Secondo me è anche inzuppata con i biscotti. Oddio, non dirlo neanche. Quindi noi la lasciamo qua, comunque l'abbiamo fatta vedere. Sì, lasciatela qua. Questa va fatta riposare una notte in frigorifero. Che profumo. Mentre la glassa lucida, no. Questa la... no, anche la glassa. A me, sì, meglio una notte di riposo, almeno 6 ore di cristallizzazione. Passo a te, visto che è una... Quindi, qua... Emulsioniamo la panna con... Questa sarebbe, scusatemi, sono... Questa persa. È la glassa lucida con cui andremo a glassare il nostro dolce. Mamma mia. E questa intanto la scaldiamo al microonde, perché deve essere calda. Dopo dobbiamo comporre il piatto. Dobbiamo comporre il piatto. No, va bene, guarda, se sui 50-60 gradi mi va già. Come vedete, sembra veramente più difficile a dirsi che a farsi, sì, alla, sì, fine la cosa, quindi... Sì, sì. Non fatevi spaventare quando vedete anche tanti ingredienti come questa puntata, perché come vedete in realtà poi l'esecuzione è facile. E grazie alla gelatina neutra il cioccolato la rende molto lucida. E questa, anche questa, chiaramente ha fatto un po' di bolle perché con l'emulsione è normale. Beh, ma metti pure qua, guarda, non sprecare quel cioccolato. E poi? Mi sento molto Anna quando assisto. E la lasciamo riposare, anche questa. Dentro un conto. Anche qua va benissimo, noi la copriamo sempre con la contatto. Esatto, tutte e due le preparazioni. Allora direi che non ci resta altro che siamo assemblare, pronti per insomma. Assemblare il tutto. Allora lasciamo giusto riposare adesso qualche appena appena, proprio giusto per far vedere che riposa un po'. Allora noi ci prendiamo un minutino di pubblicità, poi torniamo qui per assemblare il nostro dolce. Bene, noi siamo pronti allora per assemblare il tutto, naturalmente poi anche le preparazioni le avevamo fatte in precedenza, sì, sì, perché sì, devono appunto rapprendere... Sì, dovevano riposare. Ecco.
adesso noi abbiamo questi stampi, giusto? Esatto, fai vedere. Che danno già la forma, della quenelle. Quindi non ci dobbiamo neanche tanto cervellare. Qua abbiamo, questa è la lana melaka che ha riposato, quindi la consistenza è di questo tipo. Riempiamo la quenelle. Cioè, solo a vederla sta cosa però ti... Te le lascio un pochino. Sì, vabbè, sì. E queste vanno messe chiaramente in freezer perché si devono congelare per il glassaggio. Ok, quindi in noi freezer. Le abbiamo pronte chiaramente congelate. Brave, brave, brave. Ecco qua. Tanto voilà. Qua abbiamo messo la glassa a scaldare. Intanto la lasciamo sciogliere anche la, quella fredda. Ascolta Nausica, ma come ti è venuta la mattata di farti i capelli rosa, fucsia? Ma è sempre stata una mia passione, sempre, non so, sempre avuto questo, un po' come i dolci, sempre avuto. Intanto, mentre chiacchieriamo, certo, sformo le quenelle, sì. Che sono... Oddio, che bella cosa. Sempre, sempre rosa, fucsia. No, ma ho iniziato 4 anni fa che concretamente a farmi tutto il colore completo. Magari ho qualche ciuffo subito, poi dopo... Si è preso la mano. Sì, esatto. Ho iniziato e ho sempre... Un po' prima che tornasse di moda, perché adesso poi... Sì, adesso è di moda. Del cioccolato. Fantastico. Che... Ascolta, dimmi, così va meglio? Va benissimo. Come temperatura? Perfetto. Ci sono... Sentila, eh? Sì, poi qualche... Vabbè, ci sono qualche... C'è qualche bollicina d'aria che magari nella glassa non ci deve essere, ma... È stato dato dal calcoliamo che noi abbiamo dei tempi. Esatto, quindi non è un problema. I tempi televisivi che sono nostri nemici, purtroppo. Sì. Adesso iniziamo, visto che sono piccoline, quindi si possono fare tranquillamente da casa il glassaggio anche col cucchiaio. Noi magari usiamo delle caraffe e con la quenelle fredda e la glassa calda avremo... Senti, Nausica, i tuoi progetti, sogni nel cassetto, sono progetti in cantiere? Sì, un laboratorio di pasticceria, se riuscissi. Ma ci stai già lavorando oppure proprio tu? Sì, no, sto cercando, quindi non è mezza via tra un sogno e realizzazione. E diventare realtà. Sì. Un laboratorio di pasticceria, aperto a... E non... Un classico laboratorio, una classica pasticceria all'italiana. Andiamo, se noi ci mangiamo tutto il tempo intanto. Ok, chiaramente a me piacciono le cose un po' la francese. Ma come mai la Francia ti ha così... Non lo so, fin da piccolina quando andavo con i miei mi appassionava il viaggio in Francia o quello che facevano i francesi. Allora intanto di questo secondo me è la stata di più perché questa è una... Un vuoto. Perfetto. Sì. Ah sì, scusami, non l'avevo visto. Anche questa la evitiamo perché non c'era. Ma quelli che scartate voi, ragazzi, non vi preoccupate. Tesoro, che... mi sono già prenotata. Con una spatolina. Io adesso sto usando le forchette perché da casa chiaramente sono comodi con le cose più semplici. Però con la spatolina sotto si va molto. Esatto. E non si sporca nemmeno il piatto. Io volevo fare una cosa del genere. Oh. Bellissima questa glassa comunque. Ecco qua. 3 secondo me. Sì, è più che sufficiente. Numero perfetto, il 3. Come decoriamo? Come decoriamo adesso? Il nostro crumble alla fava tonka. Eccolo qua. Sembra un gioiello qua. Sembra il terriccio. Sì, per quello inverno, perché dà molto della stagione comunque più fredda. Allora, siamo fuori tempo massimo, però... È incantevole vedere tutto questo. Le ciliegie con il ragù. Il ragù di ciliegie che appunto hai fatto... Faccio bollire il vino, le ciliegie e qualche spezia, qualche aroma. Ecco, una cosa così se avete degli ospiti oppure un uomo da conquistare, li stende proprio direttamente. Conquistate anche a me se lo fate. Bravissima Nausica, allora... Puliamo. Una fogliolina di menta. Sempre lasciamo Ilenia da sola e noi andiamo di là. Questo lo metto in custodia. Per bellissimo. L'abbinamento vino, sono proprio curiosa. Ti conquisto con l'inverno. Beh,
bellissima. Vero? Direi. È stata brava la nostra pasticceria. È stata proprio brava. Allora, delle quenelle, queste con il cioccolato. Sì, una melacca, quindi questa mousse morbida. E un ragù strano, sui generis. È un ragù strano di ciliegie, un po' speziato, che ricorda un po' l'inverno. Allora cerchiamo le speziature, il gusto, se vogliamo, un po' anche nell'inverno. Rimaniamo nell'area del Veronese con un recioto. Questa volta, vedi, è rosso. È rosso? Recioto della Valpolicella. Le stesse uve con cui viene fatto anche l'amarone, quindi corvina, corvinone, rondinella, però con un appassimento questa volta e l'ottenimento di un vino che avrà delle sfumature dall'impatto visivo ancora vivaci, ma sicuramente al palato, come scopriremo, avrà delle dolcezze, delle rotondità. Il profilo fattivo ci riporta sempre nell'amora, mirtillo, frutti di sottobosco, il ribes e anche un po' di amarena. Vero? Io ho la frutta prestabilita nei vini. Il sorso accarezza il palato con un residuo zuccherino importante, però abbiamo anche il tannino qui, una struttura maggiore che ci riesce a sostenere bene anche un piatto con una media struttura come questo. Abbiamo del cioccolato, delle sfumature particolarmente persistenti, importanti. E noi che affronteremo con vero piacere adesso, aiutati appunto da questo meraviglioso vino. E noi ci vediamo dopo, naturalmente, per il riassunto. Eccoci qui, non avrete mica mangiato, vero? No. Ah, bravi, bravi. Siamo stati bravi. E allora, diciamo subito che per rivedere tutto il procedimento, le ricette, tutti gli ingredienti nel dettaglio, andate su www.settegoldtelepadova.tv. Lì ci sono sia le ricette che le puntate che potete vedere anche su YouTube, il nostro canale, quindi iscrivetevi. Abbiamo Instagram, Twitter, Facebook, quindi seguiteci. E Nausica, coordinate per seguire te invece? Il profilo Facebook Nausica Viani, altrimenti su Instagram. Benissimo, sempre Nausica Viani. Esatto, sì, sempre Nausica Viani. Beh, allora direi che veramente oggi abbiamo fatto e poi magari giornata. Possiamo andare a mangiare anche al suo ristorante, magari una volta. Anzi, mi farebbe piacere. Diciamo dov'è la città? Bibbiano, a Reggio Emilia. Ecco, perfetto. Allora, grazie mille Nausica per essere stata dei nostri, è stato un piacere. Grazie a voi, anzi. E allora appuntamento alla prossima puntata e buon appetito. Buon appetito. Io mi butterei sul cioccolato.